Bentornati al Caffè Amaranto di via Trento Trieste, la nostra anteprima a tutto campo. Questa sera la facciamo con i quotidiani aretini, poi tra poco in studio avremo ospite l'ex arbitro Paolo Bertini insieme a Stefano Butti per parlare di questo Arezzo che delude, che chiude l'anno a meno 7 dalla Pistoiese. Ma interessante vedere quali sono anche gli spunti di riflessione dei quotidiani. La Nazione, Amaranto una battuta a vuoto, solo un pari contro gli Umbri, la Pistoiese allunga ancora. E poi c'è il commento di Fausto Sarrini che dice: Arezzo il serio rischio di un'altra annata persa, da ripescaggio non accettato a una squadra buona, non fortissima. Quindi secondo Fausto Sarrini, insomma, l'Arezzo è una buona squadra ma non è l'ammazza campionato. Questo dunque ci dice Fausto Sarrini, e questo è uno degli spunti di riflessione. Tutti si pensava l'Arezzo fosse appunto una squadra in grado veramente di strapazzarlo questo campionato, ma questi 7 punti di ritardo sulla Pistoiese stanno dicendo anche il contrario, al di là delle responsabilità che possono esserci, come molti tifosi sostengono e molti osservatori, da parte dell'allenatore Mezzanotti. Vediamo anche il Corriere di Arezzo che titola: Arezzo questa no, pari di rincorsa, Pistoiese vola più 7, solo 1-1 col Bastia che passa anche in vantaggio, gli Amaranto recuperano 5 minuti dopo con Invernizzi. Lì vediamo anche la dichiarazione di Mezzanotti: a caccia col fucile puntato, questo del giorno di ritorno in cui l'Arezzo doveva essere a caccia è stato un po' così la chiave delle dichiarazioni di Mezzanotti dopo la partita. Da gennaio, secondo Mezzanotti, comincerebbe un altro campionato. Insomma, sicuramente molte squadre cambiano, però chiaramente questo giro di andata pesa, i punti di ritardo sono tanti, l'Arezzo avrà trasferte difficili, proprio quella di Pistoia alla seconda di ritorno, ma già l'impegno con lo Scandicci alla ripresa non sarà facile, poi ci sarà la trasferta di Foligno. Insomma, l'Arezzo andrà spesso fuori casa nel giorno di ritorno e quindi dovrà girare a una media molto molto alta che questa squadra al momento non sembra in grado di sostenere. Vedremo se la società interverrà. Per quanto riguarda il mercato, ieri sera i tifosi si attendevano una presa di posizione del presidente Ferretti, magari anche il cambio dell'allenatore. Ferretti invece ha fatto un comunicato in cui ringraziava appunto i tifosi per un regalo che appunto gli sarebbe arrivato, e poi ha fatto i complimenti all'Arezzo Calcio femminile. Insomma, molto di diverso rispetto a quello che si attendevano i tifosi in una serata in cui per molti di loro sono crollati quasi tutti i sogni. Ne parleremo tra poco in studio anche con l'ex arbitro Paolo Bertini, con cui parleremo anche della sua vicenda legata a Calciopoli. Ci vediamo tra poco.